sei ritornato prima gara e 1.004, cambio al volante. È un grande, ha fatto un secondo. Secondo assoluto, confermiamo, dobbiamo aspettare i birilli, ma penso che il risponso sia già stato dato. Allora, quando sei rimesso in macchina, le mani che ti prudevano si sono... Dai, racconta! Renato, ringrazio tutti i miei fans, i miei sponsor in particolare, la P Petroli e tutt'altri, gli altri sponsor. Allora, io sono salito su una macchina nuovissima, nemmeno provato, sono andato a provarla in pista, un giro e pioveva. Mi sono trovato qua, ogni immagine che facevo dovevo spostare assetto, geometrie, tutto, non ti dico. E la macchina non posso staccare perché mi viene il posteriore tanto, è da registrare, capito? Mance non ce ne ho, però già cominciava a scendere il tempo, capito? Sì, assolutamente, una macchina tutta nuova, non hai neanche potuto... Cambiato volante è la prima volta che lo guido. Rapporti molto corti, qualcuno mi ha detto. E la macchina che è rapidissima. Quindi sale molto di giri, sì, e riempie le marce. Va bene, niente, che cosa ci vuoi dire di questa macchina tecnicamente? 1.004, la testata com'è, se lo possiamo sapere, cavalli più o meno. Gara per gara ci ripaga. Vabbè, non vuoi aggiungere nient'altro? Ringrazio il mio compare Fedele Cartigiano, che mi danno sempre mani d'aiuto, Nando Motorresi che è l'assettista, Paolo Scifiti, Domenico Loddo e... E basta, elettronica. Ok, l'elettronica. Allora, per chi volesse vedere questa macchina, la prossima gara? La prossima gara è Novara di Sicilia, il campionato. Vabbè, possiamo dire qual è la gara dove ti possono Novara vedere? Novara di Sicilia. Novara di Sicilia, campionato italiano. Perfetto, in bocca al lupo. Ciao Bruno. Allora, siamo all'arrivo di slalom di Amendolara. Bruno Fallara si è tolto la tuta, è riposato, ha fatto un bel secondo assoluto. Come esordio non c'è male, ci illustra un po' l'interno della macchina. La prima cosa che vediamo è il cambio al volante. Ecco, chi ti ha aiutato a montare, chi ti ha montato il cambio? Allora, il cambio l'ha montato Lores. E quindi parliamo di Power Shift, sì. Bene. Grande persona. Ecco, come ti sei trovato con questo cambio totalmente diverso rispetto... Renato, piano piano sto prendendo confidenza, però non è che sto male. Per la prima volta a guidarlo sono trovato bene. Cioè molto più veloce. Molto più veloce a cambiare e a staccare. Bene. Poi vediamo lo sterzo personalizzato con il nome Bruno Fallara. Unico, unico. Cioè un cruscotto che veramente è un salotto. Una anche all'interno la verniciatura della macchina fatta da Enzo Raco. Cioè non solo l'interno, anche l'esterno. Cioè è uno spettacolo veramente vedere. Roll bar, colore favoloso. E niente Bruno, che ci vuoi dire un po'? Io ho provato a farti dire qualcosa di tecnico, un po' lui ha allora, che ci vuoi dire del motore, della trasmissione? Come ti ho detto prima, stiamo cercando di inquadrare un po' la macchina perché è una macchina nuova. Ho problemi con la frenatura perché devo fare le staccate molto lontane perché la macchina si scompone tanto. Come poi vedi nella B10 mi sono attraversato, ho dovuto ripartire l'ultima maggio, però tutto sommato per la prima gara mi sono visto bene. Sei iper contento, bene. Ok, niente, una veloce panoramica dell'abitacolo della macchina e niente, il cofano non ce lo vuole aprire, io glielo sto dicendo, non ce lo vuole aprire, niente. Saluti a tutti. Ciao ciao. Ciao ciao. Gruppo Euro 1004, seconda classificata su Peugeot 106 del Cosenza Corse, Emilia Covella. Ecco Emilia che sta arrivando al ritorno dopo 6 anni di fermo. Con la sua 127 che vedete qua sulla mia destra vince il gruppo 1 1004 e l'assoluto di gruppo 1 Bruno Fallara. Il dottore mi guarda e dice della scuderia piloti per passione, c'è ragione. Questo è il gruppo E1 1004. Gruppo 1
Signori, questo è l'assoluto del quinto quarto slalom di Amendolara. Un applauso per questi cavalieri, un arrivederci al quinto slalom di Amendolara del 2025.